Sicuramente sono stati tre momenti duri, ne ho sentite tante, non sono d'accordo su nulla di quello che è stato fatto, di quello che è stato detto e sulle tendenze che ci sono state poc'anzi, però bisogna capire una cosa, che per atterrare Ercole Di Nicola non basta un'indagine del genere, quindi devono finirmi, perché altrimenti tornerò più forte di prima. Ecco, la sentiamo molto carico, ma insomma sono stati tre mesi e mezzo molto molto duri, immaginiamo, detenzione domiciliare, sicuramente lei avrà seguito anche su televisioni, carta stampata, sui siti, le evoluzioni dei processi, insomma come sono state queste settimane lunghissime? Sono settimane lunghissime, poi non si può neanche parlare, quindi non potevo neanche dire la mia. Il processo del Teramo è stato al dir quando vergognoso, non mi vergogno a dirlo, perché ci sono 103 avvisi di garanzie per quanto riguarda i giocatori di Serie A e Serie B, dove effettivamente c'erano delle associazioni, quindi adesso hanno voluto fare i forti con la Lega Pro. Io questo sistema lo combatto, non sono uno che mi sto zitto, e state tranquilli che da domani sicuramente comincerò a dire la mia, perché è stata fatta un'ingiustizia nei confronti del Teramo e nei confronti della Torres. Ecco, allora sul fronte Savona Teramo c'è l'inchiesta penale che dovrà svilupparsi, però ci sono tanti processi sportivi che riguarderanno l'Aquila Calcio per la responsabilità oggettiva che fa riferimento appunto alla sua persona. La sentiamo particolarmente carico e pronto ad affrontare questi processi sia sul fronte sportivo sia sul fronte penale? Certo, per il fatto che non hanno mandato in Serie B il Teramo, il fatto che hanno retrocesso la Torres, a questo punto ci si può aspettare di tutto, ok, da questi processi, perché se la responsabilità dell'Aquila è anche quando mi telefona qualcuno e mi chiede un pronostico, allora veramente rasentiamo il ridicolo. Quindi io ho delle mie responsabilità, so benissimo quali sono le mie responsabilità, però gli illeciti sono un'altra cosa. E quindi quando qualcuno si permette di giudicare sia il Teramo che la Torres con degli illeciti sportivi, allora a quel punto ci possiamo aspettare di tutto, però penso che, ripeto, tutti i nodi verranno al pettine. A me mi dispiace tantissimo per il Teramo e i tifosi del Teramo, perché hanno meritato sul campo la promozione in Serie B, è stato tolto un qualcosa di storico per la città di Teramo, come mi dispiace per la tifoseria dell'Aquila, che sicuramente verrà toccata, ma non in maniera rilevante, perché, ripeto, questi sono processi che secondo me dovevano andare in questo modo per coprire le magagne vere che ci sono nel calcio. Ecco, Di Nicola, lei dove ritiene di aver sbagliato, se ha sbagliato? Beh, io ritengo di aver sbagliato, che mi sono ritenuto onnipotente, e quindi quando magari c'è uno spirito onnipotente, magari si pensa di non essere, di poter arrivare a tutto e fare qualsiasi cosa, ecco, lì ho sbagliato. Però i problemi del calcio non sono quelli di Nicola, del Teramo, dell'Aquila, specialmente dell'Abruzzo, perché qui siamo passati tutti come delle cose che non vanno bene. Di Nicola, per chiudere, l'Aquila è ripartita con un nuovo DS, Alessandro Battisti, con Carlo Perroni in panchina, ed è ripartita peraltro con una vittoria in campionato, ha superato anche un turno in Team Cup. Che effetto le ha fatto vedere in campo una squadra che in parte è ancora sua, perché ci sono diversi giocatori che sono stati presi da lei lo scorso anno, ma per buona parte è anche stata rinnovata? Beh, ieri hanno giocato 8/11 della squadra lo scorso anno, quindi sono contentissimo per l'Aquila, per la vittoria dell'Aquila. Sono contentissimo che si appresta l'Aquila ad andare a giocare all'Acqua Santa. State pur certi che io avevo fatto una promessa alla città dell'Aquila, che era quella di portare Ercole. Sì, sì. Ecco, allora abbiamo perso per un attimo il collegamento telefonico, aveva fatto una promessa. Sì, aveva fatto una promessa alla città dell'Aquila, che era quella di portarla in Serie B, prima o poi tornerò all'Aquila e la porterò in Serie B.
Quindi lei ora 5 anni di inibizione, c'è anche la preclusione, conta chiaramente con lo sviluppo dei processi di uscire da questa impasse e di tornare appunto nel mondo del calcio? Per me questi progetti sportivi sono storie delle farse, quindi voglio tornare a dire la mia nel mondo del calcio. Grazie, grazie a Ercole Di Nicola, chiaramente l'aspettiamo anche nel corso di seguenti trasmissioni sportive del nostro palinsesto per dare magari ulteriori chiarimenti. Sarete la televisione dove andrò sicuramente come prima apparizione, perché siete stati una televisione che quantomeno ha rispettato l'uomo Ercole Di Nicola con degli articoli corretti. Ok, grazie, grazie Ercole Di Nicola e buona serata.